Quell'estate del 1981, mia sorella, che allora aveva 21 anni, era già madre di una bambina di 6 mesi, avuta non si sapeva bene da chi. Io avevo preso 3 materie a settembre per il secondo anno consecutivo e dovevo studiare come un pazzo. Pochi mesi prima papà aveva avuto un infarto che ci aveva fatti spaventare da morire e ora doveva riposarsi. E come se non bastasse, ultimamente le cose tra lui e la mamma non andavano proprio bene. Fu per tutti questi motivi che decidemmo di tornare alla casa in campagna e passarvi ancora una volta le vacanze insieme, senza sapere che per ognuno di noi, per un motivo o per un altro, quella sarebbe stata un'estate un po' speciale. Suoni di passi nella via, lui bussa alla porta ed entra in fretta, dentro al cuore della notte. Fuori che importa che ora è, c'è un buco nel tempo quando una carezza lo fa vivere 2 volte. A volte si cambia lo scenario per acquistare un pezzo di inutilità, dimenticando il tempo che non tornerà. L'aveva conosciuta quando il treno parte e ci si sente liberi di impomatarsi il cuore, di liberare uno sguardo forte. Lei raccoglieva il duello e le schermaglie, giocava molto bene e come una volpe nascondeva il suo tesoro tra le sterpaglie. Fuori dalla tana ad aspettare che uscisse con quella testa bionda tra le foglie rosse, desiderando forte che non gli sfuggisse, coi sensi appesi al vento, la sente già accanto fra le betulle e il sole. Un'altra sera che viene, sempre l'ultima occasione che perdi. Allora fuoco, le mira alla fronte, fuoco, si spara alla volpe, si apre la caccia questa notte. Fuoco agli occhi di ghiaccio, fuoco tra i rami di vischio, col cuore non perde le sue tracce. La trova, la perde, la ritrova, ci lascia la carne e la paura, ma sa che non basterà una notte per avere la sua pelle o le sue trecce. Ripensa ai suoi anni spesi male a guardare la luna col cannocchiale, distante dal gusto della vita, ma adesso lei gli canta tra le dita. Ecco, guarda, prendiamo subito il biscottino, amore, il biscottino. Allora? Aiuto, eccoci. Oh, guarda, bello, amore. Guarda, siamo arrivati. Bellissimo. Guarda, eccoci qua. Oh, che bella. Sei stanco? No. Tieni, da qua. Oh, amore. Oh, bene, c'è da comprare qualcosa, eh? Posso andare io? No, ma più tardi io la mamma. Vieni. No, no, mammina, vieni, vieni, vieni. Bravo, eh. Comincia bene la mia vacanza. Perché? Manca il supermercato, mi fanno andare. Forse perché riusciresti a rimanere incinta pure lì. Senti, tu stai attento a come parli, che ti rispedisco a Roma a calci in culo, hai capito? Oh! Ma come ti permetti? No, Oh, ma è Matteo! Oh, sei tornato? Perché non sei arrivato prima? Problemi familiari. Che ha detto? Che è stronzo. Ah, allora avevate bene. No, è che mio padre è stato male e ha dovuto rimanere a Roma per curarsi. Anche mia sorella con la bambina piccola non è che poteva muoversi. Pensavamo che non venivi più quest'estate. E invece sono qua. Oh, ma non siete contenti? A donne come va? Ma quest'inverno sono stato clandestinamente in una scuola. E ci sei ancora? L'ha lasciato. Mi dispiace. Ma no, ha scoperto che mi vedevo con la sorella maggiore. Ah, e se ti sei lasciato anche con lei? E perché? Oh, Matteo, ha scoperto che stavo la minore. E tu? A donne, Davide. Ah, bene, abbastanza. Ci sta ancora a giocare a figurine. Ma allora, ci sono ancora o no? Boh, è da un po' che non ci vede più nessuno. Da un anno. Forse anche di più. Perché bisogna trovare subito qualcuno che ti dia ripetizione. Sale. Figliolo di quella dell'Emporio, non faceva l'insegnante. Di agraria, ma. Secondo me basta andare alla scuola del paese a chiedere, qualcuno ci dirà. Ad agosto. Comunque se non si trova qui si va a cercare a Roma, no? Io posso chiedere alle mie amiche? No, no. Casomai chiedo io a Davide e Domenico. Capirai prima che quei due capiscano qualcosa. Comunque tre materie non sono uno scherzo, eh. Vorrei studiare quest'estate, eh. È tosta. Che fai? Scrivo una lettera a Veronica. No. Questa volta gli ho scritto quello che sento veramente. Senti un po'. Cara Veronica, mi dispiace che io non sono la persona che credevi, ma a volte succede che nella vita un uomo deve fare delle scelte contro di lui e se fosse successo quello che doveva succedere, sicuramente, anzi certamente, non le faceva. Ma esiste un destino che sceglie quello che non avremmo voluto o potuto scegliere, così è la vita. Che si capisce? Ma cazzo, se vuoi far capire sta rimane è perfetta. Ti stringerò. Allora, sono le 10:30, alle 12:30 qui. Tieni, 2 ore per cercare queste bagaglie mi basteranno, no? Ciao. E questa? Questa che poi è tuo nipote, per oggi sta con lo zio. Mica ti fa male per una volta, no? La chiama di bagaglie. Oh, guarda che non ci siamo capiti, la bambina sta con te. Ma cosa sei, deficiente? No. Ti ho chiesto di tenerla per 10 minuti. Ti costa tanto? Guarda che papà ha detto che dobbiamo stare sempre insieme e che non ci dobbiamo separare. Prendi il passeggino, va. Niente? No. Te? No. Devo fumare. Giuro che ti farò male. La mia bocca rossa accenderò. Di che parlano? Boh. Ma che litigano? No, no. 15 diplomata alla scuola tecnica. Col massimo dei voti? Ah, complimenti, ma mio figlio ha preso 3 lingue. Cosa c'entra, scusi? Beh, è istituto tecnico del turismo, eh? Praticamente ci insegnano solo le lingue. E poi ho fatto anche un corso di specializzazione all'università. Non gliel'ha detto il parroco? Ma lei ha mai insegnato? Beh, no, ma è per questo che sto cercando lavoro, no? Quindi sarebbe la sua prima volta? Sì, perché alla gente qui intorno non gli serve l'inglese per coltivare i campi. Ah sì, non serve qui attorno, ma se uno si allontana un po'... Io ho sempre vissuto qui, con Don Luigi che mi ha praticamente adottato quando i miei sono morti. Ma non pensi che per questo non sia all'altezza? Senta, molto schiettamente, mio figlio ha preso 3 lingue e non sono una sciocchezza. Se lei se la sente... Io sì, sì, certo. Ciao, mi chiamo Giulio. Ciao. Sono il tuo insegnante di lezioni private. Sì, lo so. Vedrai che se lavoreremo sodo riusciremo a superare l'ostacolo di settembre, eh? Com'è? Beh, in generale mi ha fatto una buona impressione. Oltretutto anche un bel ragazzo. Secondo me Eleonora potrebbe piacere. Allora è un farabutto? Beh, no, non mi sembra. Beh, non so esattamente cosa intendesse, ma Don Luigi dice di starci attenti. Cioè? Dice che è un bravo ragazzo, educato, gentile, ma di starci attenti. Beh, dice che è un po' maldestro. Vabbè. Basta sia bravo, no? Che dici se lo invitiamo a pranzo? Chi? Come chi? Giulio, no? Ah. Sì, sì. Ma ne vuoi ancora? No, no, basta così, grazie. Allora, come procedono gli studi? Bene, grazie. Cerco di mantenermi in allenamento, di non arrugginire. Mi fa piacere, ma io mi riferivo a Matteo. Matteo va bene? Sì, sì, mi pare sia bravo, anche portato. Sì, e se è tanto portato, perché lo continuano a bocciare? Beh, perché ha qualche problema con verbi palindromi, copulativi e intransitivi. Allora, perché non vi concentrate sui verbi palindromi, copulativi e... intransitivi? Lo stiamo facendo, eh? Sì, sì, è vero? Sì. Senti, papà dice che hai fatto un corso di specializzazione a Roma, in lingue. Dove? Sulla Nomentana, vero? Sì, lì. Comunque, secondo me, suo figlio non dovrebbe avere grossi problemi a settembre, eh? Speriamo. Don't worry, Mr. Rienzi. Complimenti, eh? Mi scusi. Ciao. Ciao. Io vado allora. Grazie, insomma, anche per la cena. Pranzo, scusa. Senti, ma volevo chiederti, te studi architettura, vero? Sì. Lo sapevo. Ma per un anno ho frequentato lingue. Ma dai. E non ho mai sentito di corsi speciali sulla Nomentana. Ah. La bambina è tua? Sì. E il padre? Sì, certo, che domande, scusa, non sono affari miei. Stupido. Era uno stronzo con cui stavo da poco e quando l'ho saputo è scappato. Tutto qua. Senti, magari una sera... Cosa? Dico, magari una sera, se ti va, possiamo anche andare a fare un giro. Anche con la bambina, se vuoi, eh. Non c'è problema. Va bene. Ciao, allora. Ciao. Non c'è proprio nessuno, eh? Secondo me non tornano più. Tutto l'inverno che ci speravo. Vabbè, andiamo, dai. Oh, ma ne entriamo? Davide, non c'è nessuno. A me sembra di sentire entrate. Ma che hai sentito? Suoniamo, no? Siamo qua. Ma non c'è neanche il campanello. Allora entriamo. No. L'avete visto? È retto. Andiamo? Ti sembra questa allora? Non lascialo stare. È estate. Ma che è successo? Niente. Ma niente, sai la faccia. Siamo stati a Villa Bandini. Non c'è più nessuno. La stanno vendendo. Ma quindi non la rivedrai più quella ragazza? Stammi a sentire. Quando avevo la tua età, e ci tenevo tantissimo una cosa, sai cosa facevo? Mi concentravo, cominciavo a pregare, pregare, pregare e poi la cosa, oh, accadeva. Ad esempio? Con tua madre. Quanto sei spiritoso. Mi serve la macchina. E per far che? Devo andare a prendere mio cugino alla stazione. Ma non è morto. Ma dai, quello da parte di mia madre, dai, la posso prendere. Va bene, però non la devi toccare, eh? Ho capito, come faccio? La fai guidare a qualchedun altro. Va bene, grazie Gigi. Giura? Te lo prometto, via. The movie song, and they're gonna just realize, and I know what it takes for some Juliet. And you're gonna realize this is just not a way to talk to Juliet. No, è la macchina dei miracoli di Don Luigi. Perché dei miracoli? Perché va ancora. Dove vuoi andare a mangiare? Al grottino. Esiste ancora? Credo di sì. Parlerai di me, delle nostre emozioni. Le emozioni un giorno che ti fa ricordare che non sai scordare il sorriso suo. Poi. Passo tu per vedere se... Grazie. Ciao. Ciao. Ma allora sei tu? Eh già. Quando sei arrivata? Un paio di giorni fa. E lui è un mio amico? Antonio. Giulio. E lei è Lucrezia? È mia figlia. Bene. Ragazzi, mi raccomando, prendete quello che volete senza complimenti, eh? Va bene. Ciao. Lo conosci? Mm-hmm. Antonio, il padrone di qui. Un vecchio amico. L'ha fatta? Vabbè. No, no, no. Dicevano che non saresti venuti quest'estate, che tuo padre stava male. Me la puoi tenere un attimo, scusa? Sì. Grazie. Non è grave. Non più. Sono contento che siate venuti. Grazie. No, non funziona. Allora potevi farti vivo. No, io mi sono fatto vivo. Ti ho cercato, sono passato da casa vostra diverse volte. E... Ti sei sposata? No. E lei? Sapevi di mio padre e non sapevi di lei? No. Grazie. Di chi è? Che fai? Tutto bene? Papà mi ha raccontato di quando vi siete conosciuti. Si era segnato a tutti i tuoi corsi per stare con te. Ma tu neanche lo guardavi in faccia. Ma è vero? Sì. Era un cesso anche allora. Però alla fine ce l'ho fatta a conquistarti. Mamma. Evidentemente sì, no? C'è riuscito. Oh, ma non è quella della tua macchina? Sì. Ma mamma ha già preso la macchina? Non lo so perché. Così. Congiuro, fa che ci sia. Fa che ci sia e che la possa vedere ancora. Grazie. Oh, sono arrivate. Ma come che le bandini le ho viste stamattina? Ma sei sicuro? Ti dico di sì. Allora andiamo, no? Perché ci presentiamo in questo stato? Quale stato? Sembriamo tre deficienti vestiti così. Oh! Chi è? Sono loro. Ma dove vai? Scappo! Ci hanno già visto e poi non possiamo far vedere, scappiamo. Ha ragione Matteo, sembriamo dei deficienti, concetto sì, non ci guarderanno nemmeno. Invece sì, perché c'è un piano. state scherzando, sei pazzo? No, fermi, fermi, lì è una pompa. Eccoli. Di qualcosa. Una pompa? Deficienti. Te l'avevo detto, non funzionava, stronzo. Guarda, Croce, tu prima o poi una ragazza ci dovrà stare. Che cazzo dovevo dire? Oh, oh. Vi serve? Ciao. 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 Io sono Domenico. Selva. Eh? È il mio nome. Maremma. Loro sono Davide e Matteo. Loro invece sono Fiorenza e Benedetta, mia sorella. Ma siete voi le Bandini, vero? No, lei è la Bandini. Noi siamo le sue cugine. Abitate qui? Sì, in cima al paese. Voi? Noi più su, verso il cimitero. E allora ci vediamo. Ok. Ok. Dito. Che ci vediamo? Dove? Si dice così per dire. Dove ci vediamo? Beh, veniteci a trovare, no? Oh, se si girano andiamo oggi. Si sono girate? Sì, si sono girate. E vai, hai visto? Sciolgo le trecce ai cavalli, orrono, e le tue gambe eleganti ballano, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle, l'alba di sopra il tramonto, io non completo il mio canto e canto a te. Sono musica, canti e poemi, tre tu balli ti sciogli di più, l'acqua si beve per dissetare. Fai la babba? Certo, te no. Fatta ieri. Carne, peperoni, prima uscì con le donne. E se poi ti scappa rotta? Lo fa con il naso. Ma i rotti del naso non si sentono, vero? Sempre meno è da sedere. Papà? Sì? Entro? Vieni, vieni. La mamma? Dov'è? Sarà uscita, no? Dove andava? Ma non lo so. Perché? Sono tornate. A chi? Le Bandini. Avevi ragione. Questa è una bella notizia. Tutto a posto, papà? Ma certo. Con la mamma? Tutto bene? Ma sì, perché? Ti ha detto qualcosa? No, vi vedo così strani. Ma sai, è un po' stanca anche lei, sta ferma un attimo. E la casa, il giardino, la bambina. E poi devi sapere che le donne, alla sua età, passano un periodo particolare. Cioè? Cioè, vi si sconvolge tutto dentro. Cose chimiche, roba di ormoni. E per questo che ogni tanto la vedi così strana, così ruvida. Ma è normale. Sai, la vita di coppia è così. Un giorno stai bene, sembra che tu sia felice, e il giorno dopo fai fatica a guardarti in faccia. Ma non è che vi tradite, vero? Ma stai scherzando, ma certo che no. Sei sicuro, papà? Ma sì. E della mamma? Andai su, dai. Che fai? Aspetto Giulio. E tu non vai? Sto aspettando i miei amici, che vuoi? Se lo dici a papà ti ammazzo. Ciao. Oh, guarda come siete belli oggi, eh? Tutti ripicchiettati. Grazie, signora. Oh, alle 8 a cena. Oh, state benissimo. Ci siamo lavati. Vedo. Vi siete messi pure il profumo. Io, me l'ha fatta mettere anche in bocca. Non sapevo di carne o peperoni. Vabbè, dai, andiamo. Oh, capito. Che bello qui. Sì, è il mio posto preferito, ci vengo spessissimo. Da solo? Sì. A pensare, a riflettere. E ci hai mai ripensato a quella notte? Certo. E cosa ricordi? Che è stato molto bello. Sì, ma nei dettagli. Che ero ubriaco. Sì, ma ci sarà qualcosa che ricordi, no? Sì. Allora... Sì, mi ricordo che era la festa giù in paese. C'erano le luci, la musica e ci aveva presentato un mio amico. Abbiamo cominciato a parlare per un po' e mi sa che io ero già ubriaco. Stavamo bene insieme, no? Parlavamo insieme. Cioè, io mi ricordo che c'era una certa sintonia. Poi dopo la festa io già barcollavo e tu mi hai chiesto se avevo bisogno di essere accompagnato alla macchina. E poi? E poi mi hai chiesto se ce la facevo a guidare, ma era chiaro che non ce la facessi, perché ero completamente lesso. E poi? Questo me lo ricordo. Hai fatto una cosa tenerissima. Io ero lì in coma e tu hai cominciato ad accarezzarmi. Sulla testa, sul collo, sul viso. E a un certo punto mi hai chiesto se mi sentivo meglio. Ma io in quel momento sentivo soltanto le tue carezze sul viso, sulla testa. E poi ti sei avvicinata. Piano piano. Ma che fai? Le Veronica! Ma che sei scemo? Ciao! Ve l'abbiamo riportata. Grazie. Ma che ci avete anche del mastice? No, mi dispiace. No, perché lui in realtà me l'avrebbe squarciata. Venite, no? Vai, fumi? Certo. Ma voi siete fratelli? Io e lui, si vede? Un po'. Lui è sordo, io sono cieco. Ma messi insieme facciamo una persona quasi normale. Bambine! Buttatele. Venite! Shh. Un attimo, arriviamo subito! Ma Fiorenza non scende? Boh, ma sai, Fiorenza è diversa da noi. Come diversa? Il padre le cambia istituto praticamente ogni anno. Viene sempre bocciato. Torno subito. Ciao. Parlano male di me, vero? No. Invece sì. Le conosco quelle. Dicono solo che parli poco. Che vado male a scuola, che mio padre mi cambia istituto ogni anno. Beh, anch'io vado male a scuola. Ogni anno mi rimandano con una materia in più. A me invece mi bocciano. Ma non perché non so le cose. E perché? Mi faccio bocciare io. Non mi va di dargli soddisfazione, capisci? Non mi va di andare bene per fare un piacere a loro. Ma loro chi? Che sensazione ti dà? Cosa? La casa. Ti trasmette energie positive o negative? Mio padre la sta per vendere. Ti pare possibile? È un peccato. È un delitto. Sembra strano anche a te, vero? No. Tu invece sai cosa sei? Sei buono. No. Sì, invece. Sembra. Sei proprio buono. Si vede dagli occhi, soprattutto dalle mani. Come le mani? Devo andare. Allora ci rivediamo. Eccoti. È già tutto freddo, via. Eleonora? È con Giulio. Allora, oh, com'è andata? Bene, bene. Te? Niente. Ho fatto controllare la macchina. Non insieme va abbastanza bene. C'è solo forse da sistemare i freni. E poi? E poi cosa? Che altro hai fatto? Niente, perché? Sì, niente. Dico, ma come c'hai stasera? Perché non mangi? È tardissimo. Guarda, me ne basta uno di padre. Ma che sei stata fino adesso con quello? Non penso che papà farebbe piacere sapere che suo figlio va sempre come gli pare. Ti ha detto che vedo Antonio? Papà mi ha impedito di vedere l'unica persona per cui ho deciso di venire in questo posto di merda con voi. Gliel'hai detto o no? No, non gliel'ho detto. Ma tanto lo capisce lo stesso. Senti, tu la devi smettere di rompere i coglioni, hai capito? Hai capito che la devi piantare? E tu devi cominciare a pensare un po' anche a loro. Ma non rompere, deficiente. Sta cambiando tutto qui. Dieci sono i sogni che ora non ho più. 100 le parole in gola che non vanno giù. 1000 le idee che ho su te. Adesso più che mai gridare ti vorrei per liberarmi l'anima e correre, correre, correre. La vita sembra impossibile. Nuvole di acqua e di polvere, correre, correre, ma inevitabilmente eccomi qua. Che freddo fa tra queste mura. Ho sempre in mente quella scena, tu che te ne vai di schiena sulle briciole di noi, senza voltarti mai. Che freddo fa l'inferno ancora. Deve arrivare con il cielo, piove acido il veleno. Ed io che non so più chi sei, non so più chi sei. E quello dell'altra sera? Chi? Quello che ti è venuto a prendere. Ah, Guido. Pensavo fosse il tuo ragazzo. Lo è stato per un po'. Ogni tanto ci vediamo ancora, però non è più come prima. State insieme. Lui vorrebbe, io no. Ci sono delle cose di lui che mi piacciono, però altre, non lo so, mi spaventano. Come ti spaventano? Lui a volte... Ma che alza le mani? Non è facile staccarsi da qualcuno a cui hai voluto bene. Tu invece? Cosa? Fidanzato? No, no. Sono single. Sai che mi piace parlare con te? Anche a me. Ma tu la conosci Fiorenza? Chi? La figlia dei Bandini? E chi non la conosce quella? Ti piace? Ma non è un po' stronza quella? Boh. A me piace un po'. Un po' tanto la tua sorella. Ah, guarda, quella è stronza di sicuro. Ah, vabbè. Her appointment is in the morning. Tanto, eh? Sì, sì. Ah. Scusa. Olle! Oh, che vi va di fare? A me andrebbe un gelato. Va bene. Andiamo al grottino? Ancora? Lo facevano buono lì. Sì, però non lo fanno più. Ma se l'ho preso l'altra settimana. Sì, ma il gelato non lo fanno più. Come mai? Perché è morto il pasticcere. Morto? Sì, è morto il pasticcere. C'è? Ma te non ti ricordi di me? In che senso, scusa? In tutti questi anni, quando venivate in vacanza qui, chissà quante volte ci siamo incontrati. Non ti ricordi? No, mi dispiace. Perché tu invece... Io sì. Quando venivate in chiesa la domenica. Mi ricordo anche che portavi quasi sempre un cerchietto con i fiorellini rosa e le scarpe da ginnastica bianche e colacci colorati. E poi che ci avevi un maglioncino legato in vita, che te lo mettevi sulle spalle quando pioveva, vero? E poi stavi sempre seduta a destra del tuo babbo, a margine della panca, con le mani strette, strette. E non ti giravi mai. Ciao ragazzi. Ciao. Che ci fai qui? Sono venuto a prendere del gelato per i clienti. Mezz'ora fa mi è morto il pasticcere, colpo secco. Voi, tutto bene? Sì, abbiamo fatto un giro per il paese, così. Ma che c'ha? Non lo so. Forse lo scuoti troppo. Ah, perché te ti intendi anche di bambini? No, però. E allora provaci te. No, ma io... No, fallo Giulio. Te. Fallo te. Vai. Certo, io con i bambini, però... Calmata. Hai visto? Giulio! Giulio! Oh! Giulio! Ma come ho fatto? A fare che? Ma come ho fatto a non dirglielo? È suo padre, no? È stata una cazzata. Che dovevo fare? Dovevi dirglielo. Per farmi ridere in faccia? È stato un cazzo di incidente, che mi doveva dire? Ci dovevi provare! Sì! Così mio padre lo veniva a sapere e lo costringeva a sposarmi. Sai che bella cosa! E ora? Che? Che senso ha continuare a vederlo così? Non lo so! So, dai. Pensavo che non l'avrei più visto. Che me ne sarei scordata e che ci avrei messo una pietra sopra. Poi quando i miei hanno deciso di tornare in questo posto mi è sembrato come un segno. Un'opportunità per fare un ultimo tentativo. Te lo vuoi dire? Non lo so. Tu fra un anno. E se lui fosse diverso? Se lui non fosse come credevo? Ma se non t'ha mai cercato per tutto questo tempo, dai. Ma se mi fossi sbagliata? Se mi fossi fatta un'idea sbagliata su di lui? In fondo io non gliel'ho mai data una vera possibilità. Con lei? Chi? Come si chiama? Quella più stronza di tutti. No, niente. Abbiamo solo scambiato due parole, tutto quello. Ma che ti piace? A me? No, a me. Ma che? Non me ne frega niente. Oh! Ma che quello lì? Basta. Dai! Basta. My sister is taller than I. Tom is just as good an actor as she. Nobody cares more. Lucrezia. Lucrezia. Dove sta la stellina? About your... Signore, aiutami a dimenticarla. Dammi la forza per non pensarci più. Ciao. Ti ho spaventato. No. Ti ho visto mentre entravi. Volevo solo salutarti. Ci vieni spesso qui? Ogni tanto. Anche io. Mi piace il silenzio. L'odore dell'incenso. I vecchietti. Mi dà tutto un gran senso di pace. Sei un po' arrabbiato con me, vero? No, perché? Non lo so. Ti ho visto che sfrecciavi come un pazzo per la strada. Eri tu. Sembravi proprio tu. Non ero io. Sei sicuro di non avercela con me? Ti ho detto di no. Allora stasera venite. Dove? Non so niente. Lì al piano ho parlato con i tuoi amici. Vi abbiamo invitato da noi. Tu ci sei o no? Tu vuoi che venga? Te lo sto chiedendo. Allora, stasera. Dare il conto della settimana? Sì, certo. Sono 140.000 lire. Ecco. Desidera? Ma che ci fai qui? Matteo. Matteo. Non ti preoccupare, papà. Matteo. Stai tranquillo. Matteo, ho fatto una cretinata. Vi siete visti tutti i giorni, ma che dici? Matteo, ti prego, non mi far correre, su. È da Roma che va avanti, vero? Come fai? No, ascolta. Scusami. Chiedo scusa. Come fai? Matteo, dove vai? Matteo. Fatti spiegare, no? Ascolta. Oh mio Dio. Facciamo la ninna. Continua a fare come gli pare, hai capito? E mamma? Che ci pensa lei? Se ti metti contro di lui, la fai solo stare peggio. La mamma sa quello che deve fare. Pensa a te, Matteo. Lasciali stare. Fidati. Devi solo pensare a te. Sei pronta? Se non ti dovesse credere? Gli spacco la faccia. Non ci deve neanche provare. E se ti credesse? Non lo so, vedremo. Io ti aspetto, eh? Dai, no, non ti preoccupare, mi faccio accompagnare da lui. Oh Davide, ma stasera ha fatto bene? Te lo giuro, ha detto, venite dopo cena, ti giochiamo a nascondino nel bosco. Oh, allora si svolta, eh? Si svolta, sì. non ci troveranno mai. Era il mio rifugio da bambina. Quando i miei mi volevano picchiare. Non ci troverà mai nessuno qui. Capito? Hai visto? Tana! Ma non me lo dai un bacio? Oh, Tana, eh? Oh, Tana! Oh! Oh! Giulio, ma che fai ancora qui? Te l'avevo detto che ti aspettavo, no? Allora? Niente. Niente? No, non gliel'ho detto. Perché? Doveva chiudere cassa, mandare via gli ultimi clienti, pagare i camerieri. Non ho avuto tempo. Ma se ci hai avuto un sacco di tempo, dai. Ma Giulio, ma che vuoi? Ti avevo detto di andare. Glielo dico domani. Mi ha invitato in un agriturismo, sarà più facile parlare. Vengo anch'io. Ah, giù, ma che c'entri tu? Niente, ti accompagno solo, poi me ne vado. Tanto tu dirai che stai con me, no? Fiorenza! Oh Matteo, qua ci siamo liberati tutti! E Fiorenza? Boh! Come boh? Dov'è? Oh, è così. Com'è? Bene, bene. Guarda che la bimba si è addormentata tardi. Voleva la sua mamma. Grazie, mamma. Ma siete ancora qui? Sono rimasto solo io. E a fare che? Non ti trovavamo più. E allora, scusa, mi aspettate tutta la notte? Ero preoccupato. Pensavo che, non lo so, magari stavi con quello. Mi ha detto che è uno che non... Che succede? Niente. Ma come niente? Ho detto niente. Vabbè, ciao, eh. Allora? Te l'ho detto, pensavo avessi bisogno. Ma di che cosa? Lascia stare. Com'è andato? Boh. Io bene. Petting? No. Così poco tempo? Sì. Ma le è piaciuto lo stesso. Ma tu sei sicuro che è di qua? Le indicazioni dicevano così. Oh. E mo? È un po' che non rompevo niente. Ma che ti vedi? Io non lo so. Aspetta, aspetta, ora gli do un'occhiata. Senti, io me ne vado. Io me ne vado. Me ne vado. No, Eleonora, aspetta, no. Eleonora, aspetta un attimo, no? Lasciami tempo, lasciami stare. C'è rimasta una camera, la volete? Ma quale camera? È che ci si è fermata la macchina, volevo sapere se c'era qualcuno che ci poteva dare una mano. Questo è pazzo, Prendiamo il numero di dove sta lui e mi faccio venire a prendere. Subito. C'è un telefono, per favore? Telefono? Non me lo dire. Aspetta qui. Dice che è stato il temporale ad isolarlo, eh? Ma anche che si dovrebbe risistemare tra poco da solo. Vado in bagno. Senti? Ma ti è mai capitato di toccare qualcosa senza romperlo? Prego. Servizio camera. Sono salumi tipici di qui. Questo è salame di cinghiale. E il vino dice che lo fa lei. Dici che ci possiamo fidare? Me l'ha fatto pagare come uno champagne. Tacci su. Ci ha pure fatto prendere una stanza per usare un telefono che non va. Ti piace? Sì, in fondo non è tanto male, no? Anche il letto, bello duro. No, anche il letto non è male. Libero! Ti metti lì buono buono e controlli ogni 5 minuti? Ogni 3. Bravo. Com'è? Un po' freddo, ma comodo. No, il telefono. Morto. Ma secondo te uno come Antonio ha la vocazione paterna? Secondo me a lui un bambino piacerebbe solo per rimorchiare di più. Smettila! E tu ce l'hai? Io sì. Ma se Antonio si dovesse tirare indietro, mi potrei offrire io. Se tu fossi innamorato di me sarebbe un bel guaio. Perché? Mi sa che ti farei soffrire. Io non sono innamorato di te. Ancora isolato, eh? In una notte hai rotto il telefono, la macchina e hai fatto venire giù il diluvio universale. Vieni qui, dai. No, mi vorrei combinare altri danni. Ma no, non ti preoccupare. Dai che stai scomodo, vieni qui. fatto pagare anche il telefono. Dice che i tecnici non hanno trovato danni alla linea, quindi ovvio che l'ho rotto io. E si vede che doveva andare così. E ora? Cosa? Io e Antonio, prima di stare insieme, ci siamo visti per una vita in paese. Sai qual è il ricordo più lontano che ha di me? L'altra estate. Quell'unica notte che siamo stati insieme. E crede che sia successo in macchina dopo una festa. Invece stavamo a casa sua. Mi aveva invitata lui. Non lo dirai mai. Mi sono illusa. Per un attimo ho creduto che fosse diverso. Come? Boh. E tu? Forse un po' come te. Chissà dove sei. Anima fragile. Che mi ascoltava immobile. Sono come credi tu, ma senza ridere. Sì che lo sei. E ora tu? Chissà dove sei. Avrai trovato amore, o come me cerchi soltanto le avventure. Vuoi più piangere? E la vita continua anche senza di noi, che siamo lontani ormai da tutte quelle situazioni che ci univano, da tutte quelle piccole emozioni che bastavano, da tutte quelle situazioni che non tornano mai, perché col tempo cambia tutto, lo sai, e cambiamo anche noi, e cambiamo anche noi, e cambiamo anche noi, e cambiamo anche noi. Giulio, quando mi incontra per la strada, mi domanda sempre di te, che fa, che non fa, dov'è, dove non... Oh, babbo! Buongiorno alle mie bambine. Caffè caldo. Oh. È libero il bagno? Sì. Oh. Ele, posso entrare? Oh, Eleonora! Oh, mamma! Non lo so come è successo. Non doveva succedere. Non è possibile. Basta ora, bambina, via. Non è possibile. Le stesse cose che ha detto l'altra volta, uguali. Vittorio. Speriamo che stavolta avrai il coraggio di dirglielo, no? A chi? A Giulio, no? Oh. È di Giulio, no? Piangi perché è di Giulio? O perché non è di Giulio? Non lo so di chi è. Cosa vuol dire non lo so di chi è? Non so so di chi è, non lo so! Esci con Giulio, no? Ti vedi con lui? Non è suo, non può essere suo. Te resta calmo, eh? Eleonora, hai frequentato qualcun altro? Eleonora! Vittorio! Rispondi, hai frequentato altri! Vittorio, ti fa male! Questa volta non ci può mica fregare così, eh? Stavolta voglio sapere di chi è, porca puttana! Ah. Stai zitto tu! Siamo calmi. Allora, solo sì o no? Può essere che sia di Giulio. Ti sei per caso rivista con quel ragazzo del ristorante? Ma non poteva succedere niente, papà, sono stata attentissima. Non era possibile. Non poteva succedere un'altra volta. Un'altra volta? È sempre lui, capisci? E anche il padre di Lucrezia. Oh, Eleonora! Quel maiale tutti gli anni mette in gita mia figlia! Vittorio, per piacere! E lei continua a difenderlo! Andiamo! No, andiamo, no, deficiente! No, andiamo! No, no! Lasciami stare, ho detto! Calma. Lasciami stare! Lascia vieni qui! Ti prego, no, prego! Vieni via! Allora, dai, scendi. Su, dai. Scendi allora. Dai, cretina, scendi, su! Andiamo! Che cazzo! Dai! Andiamo! Vieni, su! Non scendo! Non ci vado! Aspettami qua, aspettami qua! Perché non siete più venuti? Mi sembrava di aver capito di non essere proprio ben accetto. No. Vabbè, che io non riesco mai a farmi capire dalle persone a cui tengo. Però non è così. Quella sera ero nervosa, avevo litigato con lui. Comincia a farmi un po' pena quello lì, lo sai? È partito. Gli ho detto di andarsene, che era inutile che continuasse a restare qui. E perché me lo dici? Pensavo che ti potesse interessare. Ti interessa o no? Sembra che i miei abbiano trovato a chi vendere la casa. Pare sia una famiglia di americani. Qua non ci torneremo mai più. È l'ultimo anno, capisci? Ci venite alla festa del paese stasera? Abbiamo appena scoperto che mio padre è un amante portatile. Praticamente se la porta dappertutto. Mia sorella è rimasta incinta per la seconda volta di ignoti, mentre io sto per essere bocciato per il secondo anno consecutivo. Sì, ci veniamo. Teresina, simpatica e bella, lei d'amore teneva un segreto. Era bella come un fiore, faceva l'amore col suo pietrito. Poco l'amore svanì e Pietrino, sapendo ogni cosa, disse Teresa bella perché m'abbandoni e ridammi di tutti i miei doni tutto ciò che io ho dato a te. Dammelo il mio ritratto, dimmi che t'ho fatto, dimmi che t'ho fatto, se tu mi devi lasciare dammelo un bacio o ti lascerò. Ciao. Ciao. Vuoi ballare? Alzati. Andiamo. Che c'è? Matteo. Babbo! Amore. Tiragli sulle gambe. Alza. Andate a chiamare qualcuno, per piacere. Amore, che c'è, amore? Amore. Chi va a chiamare qualcuno, per piacere? Amore. Chiamate l'ambulanza, per piacere. Amore. Vittorio. Papà. Quella sera, prima della festa, papà volle rimanere solo con me. Mi prese la mano e mi chiese scusa. Disse che gli dispiaceva per quel che era successo, per quanto avevo sofferto io, quanto stavano soffrendo gli altri per colpa sua. Gli dispiaceva per tutti i suoi errori, anche con Eleonora. Morì quella notte, senza soffrire, dissero i medici, serenamente. Mia sorella giurò che si sarebbe sposata a pari, vicino a papà, convinta di aver contribuito col proprio comportamento alla sua morte. A maggio nacque la seconda figlia di Eleonora e poco dopo mia sorella scelse di sposare Giulio, anche perché Antonio era scappato il giorno dopo che papà era morto. Qualcuno disse che era andato in Thailandia, ma nessuno ne seppe mai più nulla. Giulio era convinto che tutta la sua felicità fosse dovuta a quella notte alla pensione e contro ogni aspettativa la bambina gli assomigliava da morire. La chiamarono Vittoria, in onore di quel nonno che forse da morto era riuscito a fare qualche miracolo per aggiustare le cose. Mia madre ha sempre saputo tutto, di papà, di Eleonora, di me, ma quell'estate aveva deciso che il silenzio ci avrebbe aiutato. Ora ha ripreso a parlare, specialmente con le nipotine, e per me è un sollievo. E queste, guarda... Scellapi, lei la dorme, guarda. Ed io, inspiegabilmente, non penso più a Fiorenza. E quest'anno vado persino bene a scuola. Cosa che brucia l'anima nel cuore, ognuno ha troppe lacrime. Vorrei gridare contro un mondo che non va, dare speranza e voce a chi non ne ha. Cambierà, vedrai, cambierà se vuoi, sentirai che il cielo è con te, con noi, cambierà. sentirai che il cielo è con te, con noi cambierà, vedrai un mondo diverso di luce e d'amore. È quello che vorrei, quello che vorrei per noi. Cambierà.